Ed eccoci qua prontissimi con il terzo appuntamento con il Club Vincente, l'unico programma dove i migliori tipster di DomusBet sfidano i campioni Marco Materazzi, Simone Tiribocchi e Peppe Mascara. Anche oggi i nostri migliori tipster sono pronti ad affilare le armi per sfidare a colpi di pronostici proprio i nostri testimonial. Bando alle ciance, andiamo subito a presentare chi sarà con me in studio in questa puntata. Alla mia destra, vostra sinistra, Aldo, lo sbloccatore. Ciao Aldo, finalmente anche tu qui su Sport Italia insieme a noi. Ciao Cosimo, buonasera a tutti e a tutti i nostri telespettatori. Conduce insieme a me ormai per la terza volta qui negli studi di Sport Italia Simone Tiribocchi. Ciao Simone. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Cosimo. Pronti questa volta? C'è Aldo che è un osso duro sicuramente, Simone, lo abbiamo avuto modo di constatare anche in collegamento quando durante il corso di questi mesi in cui siamo andati in onda con il Club Vincente, lui ha delle percentuali altissime di centrare i pronostici, vero Aldo? Ma non ci lamentiamo, soprattutto in questo periodo, diciamo. Partiamo subito con una partita che secondo me è difficile da pronosticare, quindi rompiamo subito il ghiaccio per bene. Verona-Sassuolo, andiamo con l'analisi di Aldo, comincia tu. Ma un vero e proprio spareggio salvezza quello tra Verona e Sassuolo, uno dei tre spareggi salvezza che ci sarà in questo turno di campionato. Il Verona non vince da 6 partite, mentre il Sassuolo ha appena esonerato il tecnico Dionisi. Al suo posto siederà probabilmente sulla panchina neroverde Bigica, che arriva dalla primavera del Sassuolo. Sassuolo che però secondo me è ancora troppo Berardi dipendente, probabilmente non ci sarà nemmeno nel match di domenica. Prevedo per questa gara che entrambe le squadre possano riuscire a trovare la via del gol, quindi il mio esito può essere appunto il gol. Simone, l'analisi di Verona-Sassuolo, che ne pensi di quello che ci ha raccontato Aldo? Sono molto d'accordo, una partita sentita, è un turno di campionato molto particolare per la zona salvezza. Aggiungo che poi il Sassuolo ha fatto anche il turno infrasettimanale e dico una cosa in più, secondo me il Verona è un attimo più abituato a questo tipo di classifiche, a questo tipo di partite, però anch'io vi prevedo, visto le difese del momento, gol. Voi sapete che ormai studio anch'io e vi posso dare delle statistiche proprio su questa partita, perché il risultato più frequente tra Verona e Sassuolo è 0-2, quindi con la vittoria del Sassuolo a Verona. 4 partite sono terminate con questo risultato. Risultato della scorsa stagione 2-1 Hellas in casa, 2-1 Sassuolo in casa. In Serie A il Sassuolo ha perso le ultime 5 gare in trasferta, ma io ho una persona da presentare, perché lui andrà in Battle Tips in questa puntata del Club Vincente. Ho Andrea da Trinity Bet in collegamento con noi. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Anche oggi carichissimo per fare il meglio e soprattutto sarò molto competitivo come sempre, anche con Simone. Allora, le analisi le abbiamo sentite, io voglio perché rompere il ghiaccio. Ha capito che sono bravo. Certo, ha capito che sei bravo. Andiamo subito in Battle Tips. Dai, rompiamo il ghiaccio anche con le sfide. Verona-Sassuolo, la Battle Tips, la prima di questa puntata, tra Andrea De Trinity Bet e Simone Tiribocchi. Accendiamo il pronostico di Simone Tiribocchi. Verona-Sassuolo. Io confermo e dico gol più over 2.5, una partita sentita ma spettacolare. Vediamo invece che cosa ne pensa Andrea, e quindi la sfida tra Simone Tiribocchi e Andrea da Trinity Bet. Accendiamo il pronostico anche di Verona-Sassuolo per Andrea. Secondo me qui, come ha detto Simone, sarà una partita dove il Verona sarà molto più abituato a giocarsela in questo modo, un match salvezza molto equilibrato, multigol 1-2 casa è la mia scelta. Andiamo avanti, ancora partite, sono tutte quelle che si giocheranno per il turno domenicale. Empoli-Cagliari, l'analisi di Aldo lo sbloccatore. Ma appunto, l'altro dei tre match, diciamo, validi per la lotta alla salvezza, appunto Empoli-Cagliari. Il Cagliari arriva da 2 pareggi consecutivi dopo che, diciamo,
in certo modo la squadra ha evitato che si dimettesse il tecnico Ranieri, c'è stata una reazione a Udine, col Napoli è riuscita ad acciuffare il pari oltre il 90esimo, una statistica, il settimo punto del Cagliari sui 20 che ha, diciamo, in classifica, che ottiene nei minuti di recupero, quindi si è passata da zona Cibali, diciamo, a zona Ranieri. Dall'altra parte l'Empoli, cioè l'Empoli, per me l'Empoli attualmente è Davide Nicola. 6 gare senza perdere da quando è arrivato lui sulla panchina dei toscani. 3 pari, 3 vittorie, tra cui un risultato positivo a Torino con la Juventus. Io anche in questo match non vedo un Empoli perdente, quindi vado sull'esito 1x più multigol 1-4. L'analisi anche di Simone Tiribocchi, Empoli-Cagliari. D'accordo su questi discorsi, e solo la fine mi trova in disaccordo. Secondo me il Cagliari può fare il colpo grosso a Empoli, perché è molto che non vince, fa fatica fuori casa, è una squadra che col Napoli ha fatto una buona prestazione, dall'altra parte ci potrebbe essere un calo opposto, no? Perché magari ti rilassi un po'. Io vedo un Cagliari che farà una grande partita a Empoli. Accendiamo quindi i pronostici, andiamo in Battle Tips e quindi do chiaramente la parola anche ad Andrea da Trinity Bet. Siamo pronti con i pronostici, accendiamo quello di Simone Tiribocchi. Io metto un X2 under 3,5. Andrea, che ne pensi? Io la penso come Simone, vedo un Cagliari che può dire la sua, specialmente perché ha fatto solo 4 punti fuori casa e secondo me potrebbe andare a far punti. Multigol 1-2 ospite è il mio pronostico. Quindi lo abbiamo acceso? Assolutamente sì. Tu sai che non si può tornare poi indietro dopo che abbiamo acceso il pronostico. Più tardi vi spiego anche come fare ad andare ad analizzare e a prendere tutti i pronostici di cui parliamo durante il corso del club vincente sul sito domusbet.tv. Andiamo avanti con un'altra partita molto interessante, dovrebbe essere Napoli-Juventus. Napoli-Juventus è uno scontro importante, Aldo. Ma sicuramente una gara che diciamo annulla un po' tutte le statistiche, un po' diciamo tutti gli andamenti attuali. La Juventus comincia a subire un po' troppo, è ritornata alla vittoria dopo 3 pari di fila. Il Napoli, abbiamo visto tutti anche la debacle di Cagliari, un pari arrivato praticamente oltre il 90esimo. Per questa gara al Maradona io scelgo anche in questo caso l'esito gol, per me entrambe le squadre andranno a segno. Ci aggiungo l'1x più gol, quindi vedo un Napoli che magari può al Maradona trovare diciamo quel qualcosa in più per cominciare, diciamo, a inalare un qualche risultato positivo. L'analisi e l'approfondimento naturalmente di Simone Tiribocchi. D'accordissimo con Aldo, subentrano in queste partite poi l'aspetto mentale che diventa determinante anche in un'altra partita che faremo dopo. Credo che la testa farà la differenza, però io sono d'accordo sui gol, non sull'1x. Secondo me la Juventus è un pochino in vantaggio. È una partita particolare, quindi vogliamo anche prima della Battle Tips anche l'analisi di Andrea De Trini di Bet. Secondo me sarà una partita dove voleranno sicuramente tanti interventi al limite delle righe, infatti secondo me potrebbe essere una gara da over cartellini assolutamente. La penso come Simone Tiribocchi, vedo la Juve che può fare la partita e far risultato al San Paolo. Lo sapevate che il risultato più frequente tra Napoli e Juventus è 0-1, quindi con vittoria della Juventus a Napoli. Ben 8 partite sono terminate con questo risultato. Nell'ultima stagione il Napoli ha vinto entrambe le partite contro la Juve, 5-1 al Maradona e 1-0 in trasferta. Il Napoli non ha vinto nelle ultime 4 partite, la Juventus non ha segnato soltanto in 2 delle ultime 13 trasferte in Serie A. Siamo pronti ad andare in Battle Tips per questo scontro importantissimo di questa giornata di Serie A. Andiamo con la schermata della nostra Battle e c'è il duello chiaramente tra Simone Tiribocchi e Andrea da Trinity Bet.
Andiamo ad accendere il pronostico quindi di Simone Tiribocchi. X2 più gol. Andiamo ad accendere il pronostico di Andrea da Trinity Bet. Over cartellini, per me se le danno di brutto. Ricordiamo il pronostico di Aldo, lo sbloccatore. 1x più gol. Andiamo avanti, vediamo la prossima partita che ci propongono dalla regia dopo Napoli. Juventus, abbiamo già studiato Empoli-Cagliari, dovrebbe essere Atalanta-Bologna. Eccola qua. Atalanta-Bologna, andiamo con l'analisi di Aldo lo sbloccatore. Ma l'Atalanta dopo, diciamo, le 5 vittorie consecutive è arrivato un pari in quello di San Siro con il Milan, un pari comunque non da buttare. Il Bologna invece dall'altra parte in trasferta sicuramente non ha lo stesso cammino, diciamo, che al Dallara, dove ha fatto del suo stadio un fortino inespugnabile quest'anno. 13 punti soltanto conquistati sui 36 disponibili in trasferta per la squadra di Thiago Motta. Io per questo match azzererei un po' il coefficiente di difficoltà, quindi ti dico multigol 2-3 casa più multigol 1-3 ospite. Ovviamente dopo ce la accenderai, perché sai che ufficialmente ve lo chiedo al termine del giro di analisi, quando andiamo in Battle Tips, in particolare oggi tra Simone Tiribocchi e Andrea De Trini di Bet, ma tu poi chiaramente puoi confermare o ribaltare il tuo pronostico. Simone, che ne pensi di questa Atalanta-Bologna con profumo di Champions? Sì, è profumo di Champions, partita importante secondo me. L'Atalanta viene da tanti risultati utili consecutivi, se non sbaglio addirittura 13, il Bologna da 5 vittorie consecutive, quindi sicuramente numeri importanti. Io in questo caso, in questa partita, vedo tanti cartellini, un po' come Andrea nel Napoli-Juventus, si vede una partita molto maschia, quindi sicuramente over cartellini. Pensate che il risultato più frequente tra Atalanta e Bologna è 1-0, 7 partite sono terminate con questo risultato, il risultato della scorsa stagione 0-2 Atalanta in casa, 1-2 Bologna in casa, in Serie A l'Atalanta nelle ultime 7 in casa le ha vinte tutte quante, quindi diciamo che è un ruolino di marcia davvero importante per la squadra nero-azzurra. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa sulle analisi di Aldo e di Simone? Diciamo che concordo abbastanza con le analisi sia di Aldo che di Simone. Sarà una partita maschia e molto probabilmente entrambe le squadre segneranno. Sono due squadre che fanno un bel calcio e secondo me sarà una bella partita sotto tutti i punti di vista. Andiamo quindi in Battle Tips e quindi azioniamo il momento in cui dobbiamo andare ad accendere i pronostici. Lo facciamo con Simone Tiribocchi e Andrea da Trinity Bet. Andiamo quindi in Battle Tips, accendiamo il pronostico di Simone Tiribocchi. Mi tengo anche l'X per un po' per non rischiare, perché il Bologna sta veramente bene, quindi io dico 1X over cartellini. Andiamo ad accendere il pronostico di da Trinity Bet. Gol, entrambe segnano. E andiamo anche ad accendere il pronostico di Aldo, lo sbloccatore. Da 2-3 gol Atalanta, multigol 1-3 ospite. Tutti ci chiedono la pagina segreta. Cos'è questa pagina segreta? È la possibilità che diamo noi del Club Vincente a tutti voi di, inquadrando il QR code al termine della nostra trasmissione, di atterrare sulla pagina dove troverete in maniera testuale tutto l'elenco delle analisi e dei pronostici che andiamo ad indicare durante il corso del Club Vincente. Club Vincente che questo giovedì va in onda alle 20:30 e ogni giovedì chiaramente su Sport Italia. E se volete rivederlo in modalità on demand su domusbet.tv. Andiamo avanti, Frosinone-Lecce, altra partita che si giocherà domenica per quanto riguarda il campionato di Serie A. Partita anche questa difficile da decifrare, non so se è d'accordo con me Aldo lo sbloccatore. Guarda, il Frosinone è stato un po' risucchiato nella lotta alla salvezza, questo sarà uno dei tre match, diciamo, che per la lotta salvezza di questa giornata. Due i gol segnati al Torino e l'ennesima partita, diciamo, ricca di emozioni. Il Frosinone ha perso 9 delle ultime 11 partite.
dall'altra parte il Lecce arriva a sua volta da 6 sconfitte consecutive. Io anche in questo match credo che entrambe le squadre possano trovare la via del gol, quindi anche per questa gara ti dico gol. Difficile da decifrare, sei d'accordo con me Simone? Molto difficile, era questa la partita che dicevo che a livello mentale, perché tutte e due, anche il Lecce ha fatto un campionato fino adesso abbastanza tranquillo, adesso darsi a giocare la salvezza, no? In queste partite è sempre complicato, quindi chi l'affronterà meglio sarà a livello mentale, però secondo me ormai il Frosinone ci ha abituato a queste grandi partite con tanti gol, quindi sono d'accordo con Aldo. Prima di ascoltare anche l'analisi di Andrea da Trinity Bet, vado a indicare un po' i numeri di questa partita. L'ultima vittoria in casa del Frosinone contro il Lecce è datata 2013, quindi è passato tanto tempo. Il Frosinone ha perso 4 partite di fila, il Lecce ne ha perso 6 partite in casa di fila. Il Lecce non ha vinto nessuna delle ultime 14 partite in trasferta. Andrea, che ne pensi di questo Frosinone-Lecce? È forse la partita più difficile da analizzare di questo turno. Sono due squadre che comunque giocano un bel calcio, ma entrambi in un brutto momento. Quindi secondo me un pareggino potrebbe accontentare tutte e due, una spinta in più verso la salvezza. Andiamo a fare quindi il giro dell'accensione dei pronostici. Ormai tutti sanno, i nostri amici telespettatori e i nostri follower, che quando arriva il momento di accendere il pronostico non si può tornare più indietro, e quindi mi raccomando, siate lì a prendere appunti, perché poi chi non segue il club vincente vuol dire non vuole vincere, perché loro hanno un'altissima percentuale di centrare i pronostici che poi dettiamo all'interno dei nostri appuntamenti con il club vincente. Azioniamo la nostra Battle Tips, perché in questa puntata c'è la sfida tra Simone Tiribocchi e Andrea The Trinity Bet. Un osso duro Simone, ma un osso durissimo anche Andrea The Trinity Bet. Settimana scorsa, anzi dopo lo diremo con Simone, è andato veramente bene con i suoi pronostici. Andiamo alla Battle Tips. Accendiamo il pronostico di Simone Tiribocchi per Frosinone Lecce. 1x, perché mi ha fatto venire adesso un po' il dubbio Andrea, quindi 1x più gol. Accendiamo il pronostico di Andrea da Trinity Bet. Io mi prendo entrambe le scelte che secondo me sono più valide, una chance mix, X o gol, ossia la partita può finire o in parità oppure entrambe segnano e il nostro pronostico sarà vincente. Andiamo ad accendere anche il pronostico di Aldo lo sbloccatore. Gol. Ragazzi, siamo addirittura d'arrivo, ultima partita, ma dulcis in fundo arriva uno scontro che si giocherà a lunedì in posticipo, Inter-Genoa. Andiamo con l'analisi velocissima di Aldo lo sbloccatore. Ma prima della gara con l'Atalanta, l'Inter aveva ottenuto 7 clean sheet nelle ultime 8 gare, segno di una solidità difensiva estrema quest'anno, quella della squadra di Simone Inzaghi. Dall'altra parte Genoa mi piace tanto quest'anno, mi piace come l'ha impostata Gilardino. Ti dirò, vedo comunque dai 2 ai 3 gol da parte dei nerazzurri, quindi multigol 2-3 casa è un esito che possiamo prendere in considerazione. Analisi veloce anche di Simone Tiribocchi. L'Inter in questo momento sta benissimo, il Genoa sta facendo bene in casa e fuori casa, una squadra molto ostica, quindi non so se ci saranno tanti gol, perché comunque ci sono state anche tante partite nell'ultimo periodo per l'Inter, quindi mi prendo un piccolo vantaggio per la squadra di casa. Il risultato più frequente tra Inter e Genoa è 2-0, 5 partite sono terminate con questo risultato, l'ultima vittoria fuori casa del Genoa contro l'Inter è datata 1994, l'Inter è in striscia positiva da 7 gare in Serie A. L'Inter ha inanellato 7 vittorie consecutive in casa. Accendiamo subito la Battle Tips, perché veramente abbiamo ancora da indicare la chicca del tipster e la bomba del bomber. Quindi andiamo con la Battle Tips. Siamo pronti con la sfida tra Simone Tiribocchi e Andrea De Trinity Bet. Accendiamo il pronostico di Simone Tiribocchi di Inter-Genoa. 1x. Accendiamo anche il pronostico di Andrea da Trinity Bet. Io qui vi do qualcosa di molto particolare, essendo che secondo me il Genoa sarà molto chiuso in difesa e l'Inter avrà il pallino del gioco, over possesso palla dell'Inter. Per me farà tra il 65 e il 70%. Andiamo anche ad accendere il pronostico di Aldo lo sbloccatore. Multigol casa 2-3.
prima della chicca del tipster e prima della bomba del bomber per concludere questa puntata del club vincente, ricordiamo come fare ad intercettare Aldo lo sbloccatore sui social. Ma classica pagina Instagram, basta cercare lo sbloccatore, da lì poi ci sarà il link in bio che vi riporterà al mio canale Telegram dove vado a consigliare i miei pronostici. Come facciamo invece a cercare, a trovare Andrea da Trinity Bet? Come sempre ci trovate su Instagram, cercate The Trinity Bet che trovate anche qui dietro di me, e se avete qualche dubbio mi scrivete in direct e io vi spiegherò come seguirci a 360 gradi. Siamo addirittura d'arrivo, siamo pronti con la chicca del tipster. Aldo, te la sei preparata per bene? Sì. Siamo pronti. Al gol di Frosinone e Lecce aggiungiamo marcatore Krstovic. No, però me la devi ripetere perché poi me la devo segnare per bene questa. Marcatore Krstovic in Frosinone Lecce. Andiamo anche con la bomba del bomber. Allora, ero indeciso in due. Una la dirò a telecamere spente, però così almeno voi lo sapete. E quella che dico io è assist più gol di De Catelare. Andiamo anche con la chicca del tipster che è in collegamento con noi, quindi la chicca di Andrea De Trinity Bet. C'è un giocatore che ha una media tiri in porta veramente alta in Serie A ed è Lamek Banda, ala sinistra del Lecce, che ha una media di circa più di un tiro in porta a partita. Secondo me a Frosinone può andare alla conclusione e potrebbe anche trovare il gol. Un tiro in porta sta già a quota ottima, accendo questa come chicca dopo che settimana scorsa ho preso il tiro di De Ketelaere. Io ringrazio quindi anche per questa puntata Aldo lo sbloccatore, uno dei nostri migliori tipster di Domus Bet, Simone Tiribocchi che ormai conduce insieme a me il club vincente dagli studi di Sport Italia, Andrea in collegamento da Trinity Bet che è stato negli studi con me, tornerà sicuramente con noi qui a Sport Italia per analizzare e commentare e indicare pronostici per il nostro club vincente. Vi ricordo che noi andiamo in onda ogni giovedì, ma sui social e sul portale domusbet.tv ci trovate anche in modalità on demand, quindi ci potete vedere quando volete. Vi ricordo anche che stiamo preparando una cosa veramente carina, perché saremo in fiera allenata a Rimini in diretta con Marco Materazzi, Simone Tiribocchi, Peppe Mascara e altri ospiti, però Lo spoileriamo, lo diciamo la prossima settimana. Da Cosimo Calicchio è davvero tutto, appuntamento alla prossima puntata, sempre qui su Sport Italia, nell'unico club dove si vince sempre, il club vincente. Ciao ciao!